Eccoci qui, siamo pronti per iniziare questa nuova puntata. Oggi la facciamo la impostata, Marco, la voce così. No, non faccio come niente se, io. Ma da un po' che non, scusa, ma da un po' che io e te non ci vediamo, quindi. Ma oggi ci vediamo e siamo. E tra l'altro è primavera, Ah sì, siamo vero, siamo a marzo. Devi spiegarlo dopo quello. Siamo al 21 marzo. Dopo ha spiegato. Primavera, svegliatevi bambini. Vabbè, è una canzone. Metti bene ste cuffie, tutte storte. Sono tutte storte perché mi cadono. Queste qua sono larghe. Cuffie di Cruciani sono. Queste qua sono le stesse che ha Cruciani. Sì. E da Cruciani, da Radio 24, c'è anche Sebastiano Borisoni. Sì. Andiamo con le ultime notizie. Merck, lo sai dai, che ormai l'intelligenza artificiale ci ruberà il mestiere, io te lo dico. Cioè, quanti lavori che fregherà? Farà tutto lei. Siamo pronti per un'altra puntata. Siamo pronti? Un gruppo di autori ha lavorato giorno e notte per creare i contenuti. Addirittura. Come dite? Stiamo esagerando? Sì. Buon ascolto. Andiamo. Però era un po' tipo quella delle Ferrovie dello Stato. Sì, sembrava. Sigla. Ce n'è tante di AI, ci sono quelle più profonde. Lei che ascolta fino all'estasi. Sai, si porta avanti con la Pasqua. La voce è merca a caso weird. Intelligenza artificiale non è così intelligente. Dentro al club c'è sì. Radio show. Oh 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 oh. Now let's go dance until the morning. Oh, canta la Feb. C'è Ricky J, radio show. Oh 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 oh. Now let's go dance until the morning. Ricky J Radio Show, il podcast che suona come un programma radiofonico. Ciao a tutti, ciao a tutti e benvenuti. Ciao a tutti. Ciao, ciao Merck, ciao da Ricky, Ricky Rocco Voice. DJ Marco a caso. Seguitelo su Instagram, follow seguitelo Facebook. Su eh? Facebook, antica, vecchio, su Facebook. Vecchio, Marco Cozzi su Facebook, Riccardo Rocco. C'è ancora Facebook. C'è ancora e condivido anche lì le puntate che state ascoltando in questo momento dal sito. I boomer. I peri boomer. Sito radio SP30.XYZ. Una lettera alla volta. Ma, vabbè, dai. Vecchio anni la ragazza 80, che è qui in studio, che tra poco oggi vi presentiamo. Abbiamo anche oggi un ospite. Tutti i giorni. Se la sta ridendo, se la sta ridendo sotto i baffi virtuali. Noi baffi, perché è una bellissima ragazza, fanciulla. Allora, Merck. Enrico J. Bravo, mancava il salutino di Paolo. Ciao Paolo. Sto aggiustando qua l'asta del microfono che mi è cascata. Ciao, il sito l'abbiamo detto, siamo su Spotify, Apple Podcast, potete ascoltarci su Spotify dove volete se, o anche YouTube, YouTube è schermata fissa su YouTube e ci sono i video extra su Ricky J Radio Show TV. Merck, abbiamo un ospite. Ciao fanciulla. Ciao a... Con noi, vai, presentala tu. C'è Melissa. Ciao a tutti. Ciao, bentrovata Meli. Benvenuta nel nostro studio, nella nostra puntatina insieme. Oggi chiacchieriamo un po', notizie, c'è lunga curiosità oggi. E poi c'è DJ set. Meli, come va la vita? Malava. Tutto bene. Tutto bene. È un bel periodo, dai, diciamo così. Sei serena? Malava. Oh, come diceva Renzi, sei sereno? Sei serena? Sì, dai, no. Serenissima. Sono Melissa. Questa è bruttissima. Questa la taglio. Post produzione la taglio questa. Oh. Non la tengo. Qua si tiene tutto, si tiene tutto, non c'è l'editing. Meli, tu hai qualche passione? So che ami la musica. Sì, mi piace un sacco la musica, in particolare il reggaeton e la trap. Io non vivo senza il reggaeton, ragazzi. La Queen. È la Queen. Diciamo Queen. Che è la Queen. Ma che tra un po' di puntate ci sarà un ospite qui. Non è la Lamborghini, ma siamo lì, una ragazza pazzesca. Poi vi racconterò. Ah, cazzo. Sotto Pasqua ci sarà una ragazza che è un artista di reggaeton della scena. Va bene, è una piccola parentesi. Quindi poi la trap, ma tu gli artisti tipo Sfera Ebbasta, qual è il tuo preferito?
Allora, ce ne sono altri, un po'. Sì, mi piace Sfera, però il mio preferito in assoluto è Lazza. E poi ultimamente, vabbè, visto che è uscito l'album, sto rivalutando tantissimo Tony F. Toxic sull'album. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. Vabbè, ha spaccato. Da questo ha spaccato, capiamo la giovane età di Melissa, che è una pischella. Ormai siamo. Boomer. Dai, no. Io sono quasi boomer, perché in realtà sono i 40-50. Generazione X? No. Sì. Siamo io di sì, Zeta, io. Z, tu sei millennial. Sì. Millennial. Che ne sanno loro? No. Che ne sanno i 2000? Lo sapevo che l'avreste detto. Eh beh, vabbè, ci stava, dai. ci stava. Ok, rapporto con i social. Tu ami postare? Ma in realtà, contrariamente a quello che si può pensare, no, cioè nel senso... È una ragazza giovane che dice: non è che tutti dobbiamo fare i ferragni della situazione. Esatto. Ora ti fuori con la roba lì ancora. Ok. Tu ami Fedez e la Ferragni, puoi anche dire no, mi fanno schifo. No, mi fanno schifo. Olè, brava, siamo liberi qua, siamo, qua si può dire quello siamo che d'accordo, si vuole. Ma quando ero piccolina era il mio idolo Fedez. Sono andata a un concerto, ci ho portato mia nonna. Grande. Adesso no, dai, mi è un al po' forum scelto. Siete andati? Sì, esatto. Immaginavo. Tutti li andate. Prossimi concerti che andrai a vedere? Oddio. Hai già pensato a qualcosa? No, però mi piacerebbe tantissimo vedere un concerto di Tony. Secondo me gaserebbe un sacco. Non so neanche se ci sono le date. Dovremmo andare a vedere. Invece dovremmo informarci. Dicevi fuori onda che eri andata a vedere Sfera e Basta qualche annetto fa, quando avevi 14 anni. Quindi lui ancora era all'inizio. Non perché tu sei vecchia, ma perché comunque la carriera era appena iniziata, più o meno. Era uscito l'album Rockstar. Giusto? Esatto. Okay. Il concerto si incentrava su quell'album, esatto, praticamente. Sì, sì. Sono praticamente tutte le hit, quelle un po' più ancora suonate. Ma era anche dentro al Rugby Sound Festival o era a parte? No, era proprio dentro. L'organizzazione. Anche quest'estate vedremo quali artisti. Non so se è già uscita la lineup degli artisti, lo scopriremo presto. Merck, tra poco mettiamo il disco vecchio. Il disco vecchio. Poi parliamo di un bel po' di cosine insieme. Abbiamo le Discuriosity, Ricky News 24. E Per curiosità, il disco è da lanciare. È da lanciare? No, non è vero, scusate. No. Prendiamo l'intro disco. Prenderemo l'intro. Andremo negli anni 80, tra pochi istanti. La perla di saggezza di Jules Renard: non essere mai soddisfatti, l'arte è tutta qui. Cioè, l'insoddisfazione è arte. Andiamo. Disco datato, ma bello. Dall'anno 1984, Broski Beat, Small Town Boy. We'll be right back.
Discuriosity, Showbiz, Clubbing, Live Music, Discuriosity. Eh sì, anche oggi ne abbiamo parecchi di Discuriosity. La prima, Merck, parlavamo prima della techno, quando abbiamo messo le cuffie, stavamo chiacchierando tra di noi. Lo sapete che è diventato patrimonio dell'umanità? La techno. Assurda sta cosa. Allora, dopo la proposta del 2021, supportata anche dal fondatore della Love Parade, UNESCO ha confermato che la techno di Berlino è ufficialmente patrimonio culturale immateriale UNESCO. Ma a Berlino la Love Parade ha un significato profondo, sociale, anche di uguaglianza, contro le discriminazioni, un messaggio di pace. Quindi la techno per loro è come la musica popolare per noi a Berlino. Quindi alla fine ci sta. Questo è techno. Questo faciliterà il supporto ai club e a tutta la scena da parte dello Stato e certifica la portata globale della club culture, che deve moltissimo alla scena techno berlinese. È questa techno che è parte integrante dell'immagine della città e ogni anno porta flussi turistici importanti. Quindi questa è una, sicuramente la notizia di questi giorni. Ragazzi, sapete che la techno viene suonata anche dalle tipe, eh? Anche ci sono sì, DJ sì. Che sono delle ragazze. Deborah De Luca, per Deborah esempio. De Luca. Bravissima. Poi c'è Charlotte De White, belga, è sposata con un italiano che è Enrico Giuliani, che ha fatto questo brano che sentite, che lo possiamo anche tenere come sottofondo. È la base alla fine. Sì, è sì. La base. Parliamo invece di Madonna. Incidente per Madonna, cade dalla sedia durante un concerto. È successo alla Seattle durante celebration alla Seattle durante un celebration tour di Madonna per celebrare i suoi 40 anni di carriera. Piccolo incidente per la star, uno dei ballerini che la trascinava sul palco, trascinato la sedia, ha fatto cadere improvvisamente l'artista. Madonna però ha continuato la sua esibizione rimanendo stesa per qualche secondo, ridendo per qualche successo. Poi il pubblico si è messo a ballare, lei è ripresa alla grande. C'è una certa età, e quanti anni ha? Madonna, adesso qui non l'ho scritto, però ne ha parecchi. Cinquantina? Sì, all'incirca. Quantina? No, 60, mi sembra intorno sulla ai 60. Intorno ai 60. Sì, è vero, perché già i dischi uscivano negli anni 80, quindi... Sì, 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 è iniziato negli anni, nei primissimi anni 80. Jeffrey Jackson è uguale a zio Michael. Parliamo invece di Michael Jackson. La somiglianza è impressionante. Anthony Fog Michael, dedicato a Michael Jackson, è atteso al cinema ad aprile. Praticamente è un film dedicato all'icona del pop, Dangerous World Tour. Il film è stato girato e uscirà appunto a aprile nelle sale. E protagonista è, eccolo qui, Michael Jackson. Il protagonista, già far figlio di Jemini Jackson, è identico allo zio Michael. Lo incarna come nessun altro potrebbe, dice King, produttore del film. Nello scatto che è uscito sui giornali, già farà il look anni 90 sfoggiato dal re del pop in Dangerous World Tour. Quindi totalmente, guardatelo voi che siete qui in studio, è uguale allo zio, il ragazzo 27enne. Beh, Michael Jackson, penso che anche tu che sei giovanissima, Mary, lo conosci. Certo, è un'icona. E poi ti viene subito da ballare, da muoverti quando parte un suo pezzo. L'urletto. Poi c'è il moonwalk, il passo quello all'indietro, camminata quella all'indietro. Sì. Lo stile di Michael Jackson è uno stile proprio specifico della danza. Cioè, si chiama Michael Jackson Style, non è né pop né urban. È copiato da tutti. Cioè, hanno copiato lui, Justin Timberlake, Bruno Mars. Bruno Mars c'è la voce che assomiglia. Tantissimi si riferiscono a lui, hanno lui come riferimento. Attenzione, che nel disco di Sanremo, sì, quello dei The Colors, c'era un campione di Michael Jackson. Infatti Stash di The Colors ama follemente Michael Jackson, spesso canta le canzoni del re del pop, e il riferimento dei The Colors è come fossero Michael Jackson in italiano, cioè detto proprio in poche parole. Ok, e andiamo con una che
Lady Gaga ha a che fare un po' con Madonna, di cui parlavamo poco fa. Nel sequel di Joker brillerà Lady Gaga. Joker Folie et Doux. E nei cinema uscirà il 4 ottobre. Praticamente è il seguito del film Joker con Lady Gaga, con Joaquin Phoenix nei panni del folle protagonista che per la parte ha vinto il premio Oscar. Nel cast stellare ci sono Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn, che nella saga di Suicide Squad è stato Margot Robbie e Robert De Niro. È al cinema Lady Gaga, e tra l'altro bravissima a recitare. Aveva fatto anche il film The Star Is Born, ha interpretato bellissimo il ruolo di artista, ma non di se stessa, è un'artista immaginaria. Ah, non era di se stessa? Sì, no, 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 no. Era, sa che era immaginaria? Era immaginaria, non era specificato che fosse Lady Gaga. Forse l'ho visto, era interpretato da lei. Visto sì, un non pezzo. Avevo mai capito molto, cosa. Molto, molto bello. Sono quei film che parlano proprio delle carriere musicali. Dell'artista, sì, sì. Dell'artista. Anche quello film iconico. Iconico, veramente. Allora, musica, attenti alla musica che scegliete in macchina. In Italia 9 conducenti su 10 ascoltano musica mentre guidano. Allora, tu la patente prima o poi la prenderai. Oh, sì, mamma, ragazzi, hai schiacciato un tasto che ascolterai, ascolterai musica sicuramente, certo, in macchina. Per... Cosa ascolterà però, Ricky? Ascolta Radio M2O, cioè... M2O, neanche Radio Italia, solo musica. O italiana, Studio Più. O studio... No, ma ascolterà Spotify d'Italia. Con i tuoi artisti preferiti, ti farai una playlist e poi vai. Già fatta, già pronta. È già pronta la playlist. Andando con calma però all'inizio, certo. Poi dopo puoi aumentare la velocità. Allora, torniamo alla notizia sulla musica in macchina, okay. Ignorando che alcune canzoni possono influire negativamente sul battito cardiaco, livello di stress e capacità di reazione. A rivelarlo è uno studio secondo il quale molte delle distrazioni che causano incidenti stradali sarebbero collegate al tipo di musica che ascoltiamo in macchina e al volume della stessa. Perché tu, beh, ma il volume neanche esageri tanto in realtà. Beh, dipende. Ascolta, quando devo ascoltare i master a 16. Alzi. A 16, eh. Scegliere e regolare la musica in base alla situazione di guida sarebbe fondamentale, dunque, per guidare più sicuri. Oh, oddio, io lo dice la scienza. Ascolta, io la tengo a 6, eh. Però 6 sulla mia macchina è un problema, cioè è già alta 6. È già alta. Beh, sì. Se vuoi sentire bene il drop devi alzare poi. Io quando faccio, allora, il vero test da produttore che te lo può dire chiunque è ascoltare il master in macchina. Se in macchina suona, suonerà da per sentire poi come esce dai vari dispositivi. Poi dovresti sentirlo anche nel telefono e altri dispositivi. Però se suona in macchina suona dappertutto. Ok, no, è la verità. Invece, parlando sempre di musica, Rihanna 9 milioni per il concerto privato in India. Qualche giorno fa Rihanna si è esibita durante la festa prematrimoniale del figlio dell'uomo più ricco dell'Asia, il cui patrimonio ammonterebbe a 113 miliardi. Per lo show, durato circa un'ora e mezza, la star avrebbe incassato 9 milioni di dollari. Attenzione che non è un matrimonio, ma è un prematrimonio, una festicciola, un pre-party. E 1200 è il numero degli invitati al mega evento che è durato 3 giorni. Cioè, furato. Hai reso l'idea? È costato circa 140 milioni di dollari. La prossima festa patronale a Furato, 140 milioni di dollari deve costare, perché è in proporzione a 1200 abitanti. Il palio. Tra gli ospiti, attenzione, li vogliamo poi anche a Robecchetto qui al posto di Melissa, che si accomoda vicino a me. Marco, vogliamo qui studio. Reduci dall'ospitata a questo matrimonio, Mark Zuckerberg. Ah, proprio marchettine. Bill Gates e l'amministratore della Disney, Bob Iger. Proprio. Ok, va bene, era tutto per le Discuriosity. Poi dopo facciamo, magari se abbiamo tempo, questo test qui. Su se siete boomer, generazione X, generazione millennial o generazione Y. Però lo facciamo dopo. Prima ci ascoltiamo un disco, Merck. Hai preparato qualcosa nella tua macchina dei suoni? Spingere, fitterò. No, scusate, Villa Banks. Vai. Spingere e far ballare la fresca. Puoi vincere e dominare la festa. La mia medicina, aprire un'altra bollicina. Fino alla mattina non ci scende la gaina. E tu puoi spingere, na 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 na. Puoi spingere,
trovi sul top della montagna. Courchevel, che bevo champagne. Mi ballo gli euro, faccio centro. Voglio il pacinco, il premio Tenco. Sopra le strade innevate, classeggio integrale. Tequila patron giù come l'acqua minerale. Parto lontano da quelle vipere. Sotto fungati mi sento libero. Sto solamente provando a vivere. Vivere, vivere. Finiamo con la vodka, iniziamo col vino nero. Voglio passare a trovarmi in un hotel. Ma in notte nella discoteca. Spingo sempre, se no te spingo te. Spingere e far ballar la fresca. Vuoi vincere e dominar la festa. La mia medicina, aprire un'altra bollicina. Fino alla mattina non ci scende la gaina. E tu puoi spingere. Loca, questa sera noi spingiamo, ne varrà la pena. Rum e coca dentro una balera e vedo River Bock nella bombonera. Siamo nelle box che beviamo belle box. Noi spingiamo come dentro al pogo di una festa hardcore. Spingere e far ballar la fresca. Vuoi vincere e dominar la festa. La mia medicina, aprire un'altra bollicina. Fino alla mattina non ci scende la gaina. E tu puoi. Spingere! Vabbè, Ricky. Vabbè, ti viene subito da cantarlo e ballicchiarlo. Bene, discone questo, eh? Discone, ce lo portiamo. Ce lo portiamo fino l'estate, all'estate. Eh? Guarda le braccia, fino all'estate. Sai che ho detto prima io? Rose Villain. Perché prima. Ne parlavamo prima di Rose Villain, che sta spingendo anche lei. Che ha fatto, bravo, brava. Ha fatto uscire un album. Che si chiama Sakura. Aspetta che ti dico. Praticamente Rose Villain ha fatto, intanto che cerchi il nome, ha fatto ecco Sanremo. Qua. Allora, ha fatto Sanremo, vabbè. Sì, sì. Click Boom, Click Boom. Suo disco. Tra l'altro parte lento, sì. E poi fa diventa da discoteca. Allora, il 7 marzo è uscito. Sì. Come un tuono. Ok. Ok, è un disco, penso, latineggiante. Latineggiante. La cumbia sembra. E lei... La cumbia. Con Gue Pequeno. Con Gue. Con Gue. Lei sa fare. Adesso ormai è solo particolare Gue. Perché lei sa fare tanti, tanti generi. Tra l'altro lei è italo-americana. Sì. E infatti parla benissimo inglese. Ho visto un'intervista su YouTube. E ha una voce particolare. Secondo me ne sentiremo parlare di sta ragazza. Beh, certo. È cioè, nuova. Al di là di Sanremo, dico. Promette bene. Anna, vabbè, Anna, posso somigliare, sì, sì. Possiamo similarla ad Anna, ma Anna è più giovane e ha delle caratteristiche diverse. Ah, qui era con Achille Lauro. Esatto, stiamo sì, sentendo. Sì. Ma sentiamolo un pezzettino, va. Fragole, panna e champagne. Fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina. Domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole. Noi che a fare l'amore sia un film a Los Angeles. Tu vestita di rosso, uno sguardo da mantide. Ma tanto lo so che tu vuoi le fragole. Oh sì. Fragole. Fragole di sabato, domenica da me. Mi prometterò la luna. Io fingerò di crederti solo perché sei te. E non mi va di stare sola. Che tanto lo sai. Più forte di me. Più forte di me. Più forte di me. Più forte di me. Fragole, panna e champagne. Fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà. Non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole. Diego, Aleo. Ehi, siamo sì. Rientrati così. Sfera e basta special adesso. Vabbè. Cioè, chiacchieriamo un po' di Sfera.
La Meli è con noi. Merck, voi lo amate tanto questo artista? Anch'io lo amo, ma non è uno dei miei preferiti, perché sono sinceramente artista del momento. Artista del momento, all'inizio era, mi stava più antipatico, adesso invece no. Perché magari nel tempo ho cambiato il modo di fare. Mi stava più simpatico Fedez, invece adesso no, ho cambiato idea. Allora, tu fermi. Pensa. Allora, secondo me perché ha cambiato il modo di fare i dischi. Sì, è perché ha cambiato, più bravo. È vero. Ha cambiato modo di fare i dischi. Una volta era più sporco, diciamo, dai. Adesso invece è un po' più serio. Sì, parla di tante belle tematiche alla fine. Basta... Spazia tanto, esatto, non sono le solite esatto, cose. Non è statico. Ha tanti argomenti. Allora, pseudonimo di Jonathan Boschetti. Jonathan Boschetti. Nato a Sesto, proprio qua, Sesto San Giovanni. Proprio milanese, Sesto San Giovanni. È di Cinisello. Cinisello. 7 dicembre del 1992. 7 dicembre. A Sant'Ambrose. Sant'Ambrose. È un rapper italiano e fino a lì, lo sappiamo. Allora, è salito la ribalta grazie alla pubblicazione dell'album XDVR. Ok. Inciso con la collaborazione del produttore discografico Charles. Ottenendo un buon successo in Italia. Tale successo si è replicato con le uscite di Sfera Ebbasta, era il titolo proprio dell'album, nel 2016, e Rockstar nel 2018, facevi riferimento prima a Mary, e Famoso nel 2020. Il secondo dei quali ha permesso all'artista di divenire il primo italiano a entrare nella top 100 mondiale nella piattaforma di streaming Spotify, nella top 100 mondiale, quindi torniamo all'argomento di cui discutevamo, cioè è lì che ha fatto lo switch, ha fatto il cambiamento. Sì. Nel 2020 è risultato essere l'artista ad avere venduto più dischi in Italia nel decennio 2010-2019 con più di 4,2 milioni di copie tra album e singoli digitali. Qua giusti due album. 2023 detiene inoltre il record del maggior numero di brani piazzati al primo posto della top singoli. Ragazzi, ma oh, cioè è matto questo. La filmografia Famoso, regia di Pepsi Romanoff del 2020 e Autumn Beat, regia di Antonio Dichele, sono due documentari. Che raccontano di lui. Programmi televisivi X Factor nel 2019, ha fatto un'edizione sola, non l'ho seguito quell'anno lì. Neanche oddio, io non seguo X Factor, però mi ricordo di sta cosa. È vero, io me l'ero dimenticato che c'era stato anche lui in giuria, però un anno solo, probabilmente si è stufato, cioè o gli hanno dato poco cash. Con tutti i soldi che ha, non ha bisogno di X-Factor. Sicuramente non l'ha fatto per i soldi. No, esatto. Nato a Sesto San Giovanni, dalla madre di origine siciliana, i suoi genitori si separano due anni dopo, il padre morì successivamente. 15 anni. Nel 2006 è morto suo padre. Durante la sua infanzia crebbero principalmente a Cinisello Balsamo, ecco perché ti ricordavi Mary. Nonostante si sia trasferito svariate volte assieme alla madre Valentina e alla sorella Andrea, fu bocciato una volta in prima media e ritirò da scuola durante il primo anno di liceo. Vabbè, sì, classico, fai il primo anno e poi ti ritiri. Sì. Vabbè almeno, non c'aveva voglia. Oh, almeno raga, si è dedicato alla musica. Almeno ha fatto qualcosa. Esatto. Sì. Di utile. Dopodiché provò a lavorare come elettricista e fattorino per la consegna delle pizze. L'aveva detto, mi ricordo l'intervista. Hai fatto anche te, Dara, mi sembra, no? 16 anni. Sì, primo lavoro. Durante l'adolescenza. Boschetti, cioè Sfera, ha iniziato ad ascoltare vari artisti pop come Eminem, il caposaldo, 50 Cent, Gucci Mane, Club Dogo e Gemelli Diversi. Tra l'altro, scusa Ricky, ti interrompo, il concerto di recente dei Club Dogo. È sì, vero? Sì, al forum. Forum, c'era stato un botto di gente, ho visto pieno anche di VIP, ospiti sul palco. E c'era anche Sfera. E anche tra il pubblico. È un'icona della... Il 15 settembre 2013 è stato pubblicato il mixtape Emergenza Mixtape, distribuito gratuitamente, composto da 18 brani. Vabbè, poi c'è tutto l'elenco dei vari album. Ma vogliamo parlare di X2VR? X2VR. Il 2VR, voi amate l'ultimo album che è uscito, lo ascoltate spesso. Allora, tu Meli, qual è il singolo che ti piace di più? Attenzione. Oddio. Tra le ultime. Ce l'ho qua io, ce l'ho qui segnate. Vai, elencane un po'. Allora vado, Fragile, Ciao Bella, G63, VDLC. Anche stasera, a momenti no, Milano Bene, Eufon, che l'ha fatta con Da Supreme. Particolare questa soluzione, complicato, gol, calcolatrici, 15 piani. Beh, allora dire anche stasera è scontato, perché secondo me è un pezzo che con Elodie anche poi vale tantissimo, però
Fragile è stato proprio il mio pezzo preferito. Tra l'altro, se vogliamo ascoltarlo, che sì, parte con un intro che aveva preso da una storia, penso. Mm-hmm. Adesso lo sentiamo. Pezzettino lo sentiamo. La gente molto spesso mi odia, mi critica, ma fondamentalmente penso che non abbia capito il mio modo di vivere. Pensano che ostento in quello che ho, ostento i miei risultati perché voglio fare il figo, ma in realtà io spero solo di motivare tutti quei ragazzi che come me non hanno mai avuto niente e che sbattendosi sanno di poter arrivare a qualcosa. Pensi che sia facile? Per niente, mi sa, proprio per niente. Dice, ma sì, è facile diventare un artista, è facile fare questo, è facile vivere. In realtà ci sono poi delle cose, vicende che ti accadono. Avete sentito dalla bio quello che ha vissuto. E spesso i trapper, i rapper raccontano della vita da strada e delle difficoltà. Faccio una critica a quelli che si inventano le cose. Ok, ci sta, perché si può romanzare anche la vita, però bisogna essere coerenti. Perdi un po' di autenticità. Sì, fai una figura di merda colossale, ecco, proprio per dirla tutta. Brava, raga, brava. Cioè, allora sì, l'artista, se sei un interprete puoi cantare canzoni di altri, però non dici, certo, che sei un autore. Che non è cosa tua. Cioè, interpreto i brani di un altro, sì. Puoi benissimo farlo. Ci sono tantissimi artisti che sono solo interpreti. E puoi benissimo farlo. Non tutti dobbiamo per forza scrivere, cioè. Sì. Ok, allora Merk, Meli, sentiamo una canzone sua proprio per intero. Allora io farei, basta, la scelgo io. Vai Merk, sceglicene una bella. Ma ce ne scegli una drammatica, allora, una, no, una bella che è un featuring, raga, è un fit. Come dicono quelli che parlano bene, amici. Allora, aspetta, ho beccato, sbagliato, ho preso il remix. Perché anche i remix perché fatto, c'è anche i remix fatti. Anzi, da no, te. Facciamo questa, dai. No, questa. Aspetta, tutto impresa diretta, sta scegliendo, sì, sì, il sta disco. RadioCP30.xyz, il sito ufficiale. Siamo anche su Spotify, come ricordo sempre. Tra l'altro, ma possiamo già dirlo? No, la festa patronale è presto. È un po' presto, no, è a maggio. Stiamo organizzando. La stiamo organizzando, però poi vi diremo. Sono, vai. Siete pronti? Tra poco ci saranno c'è Ricky News. Poi possiamo fare il test boomer o non boomer. Ma tra poco. Adesso sfera e basta. Hace calor en la playa, tú apretado el putillo. Ese culo, mami, es uno en un millón. Tiene arena dentro de la ropa interior y se la saco yo, yo. Hace calor en la playa, tú apretado el putillo. Ese culo, mami, es uno en un millón. Tiene arena dentro de la ropa interior y se la saco yo, yo. Sta scomparendo il tanga, tanga in mezzo alle chiappe. La mia tipa chiama, pensa che ci siano altre con me nella stessa stanza, sono in ciabatte. Sto fumando ganja, ganja, vado su Marte. Ermano Caleb che passa dall'Argentina all'Italia. C'ho la tua tipa che chiama a sé calor. Vino, pero ella llama otra amiga. Fiesta en la playa, bebiendo, fumando, volando con la medicina. Moviendo ese culo, me quedo mirando, pidiendo que se suba encima. Y como sigue apretando, la voy a romper como rompo tarima. Ya le botalo, mami, que te dé de todo. Si lo hace como mueve ese culo, una bendición. Se sale del pantalón, esta noche es booty call. Como te pillé en pompeta, te voy a meter el cabezón. Y muevo el culo en la playa. El sol combina con su malla y cuando fuma ya se desata. Esta cabrona está bellaca. Hace calor en la playa, tú apretado el putillol. Con su amiga hoy la noche me llamó y como estaba solo le di a las dos. Informazione costante a cura di una redazione con 20 giornalisti e 50 corrispondenti dall'Italia e dal mondo. Ah!
Ricky News 24, il notiziario che non è da prendere sul serio. Dalla redazione, gli ultimi aggiornamenti. Benvenuti a Ricky News 24, le notizie chiare, precise, puntuali. Notizie vere. Civitanova corre a piedi in autostrada perché ha troppa fretta. Successa veramente. Thailandia finge il proprio rapimento per estorcere denaro alla sua famiglia e continuare a festeggiare. Montecatini, l'arbitro Attenzione. Chiama i carabinieri, il prete sugli spalti mi insulta. Non, può dire, non si può dire cosa faceva. Vere. Non si può dire. Partiamo con le fake. Cassazione. Chiedere chi è l'ultimo dal dottore sarà considerata violazione della privacy. Chi è l'ultimo? Chi è l'ultimo? Sì, è vero. Il Papa ancora raffreddato. Aumentate le dosi di acqua santa spray nasale. Agente rompe manganello in testa a uno studente. Governo. Governo dice cordoglio per il manganello. Brutta, è mirata, questa è mirata. Poi. Ultima ora, breaking news. Istat, Italia, primo paese al mondo per numero di italiani. Milano. Melissa mi guarda malissimo. Milano, aperto. È vecchio. Aperto primo supermercato in cui i cassieri ti danno il tempo di imbustare la spesa. E notato che la lanciano. Stamattina sono andato al gigante. Hey! Oh, hey! No, è Quante vero, buste? 5? Prendi al volo. Sì. Devo contare i sacchetti ancora. Musica. Annalisa aggiunge e trova ancora materiale per 200 canzoni. Cioè, è vero. Il presidente qui, Biden rassicura gli Stati Uniti d'America. La mia memoria è buona. Inoltre, la mia memoria è buona. E inoltre, la mia memoria è buona. E inoltre, la mia memoria è buona. Brutte queste. No? Abominevoli siete voi. Uomo delle nevi denuncia gli umani per body shaming. Sai, l'uomo delle nevi è brutto forte. Però è body shaming, non si può insultare. No, non body si può, shaming. Raga. Non si può. In vendita. Che termine è? Vabbè. Lacrime di Chiara. In vendita Lacrime di Chiara, il prodotto con cui la Ferragni potrà pagare le spese processuali. E ti sta bene. Ti sta bene. Diciamolo bene che ti sta bene. Una no? battuta ficcante questa, ficcante. Non te le ho fatti leggere Meli perché ho scritto a penna, non saresti mai riuscita. È disgrafico. A leggere la mia scrittura che è tipo il medico di base, ma di base proprio base. Rientriamo, è tutto per Ricky News 24, la prossima edizione. Merck, tocca a me adesso. Ma sei pronto già per il DJ set? No, ho già messo il loop. Sei nato pronto, vero? Oddio, sì. Vado, dai. Vai, pronto per una sequenza musicale bella, importante, fatta bene. A 300 euro, non a 30.000. Cine, bel bandana, milionaire. Money gang. Ok, Sfera. Non do il mio cuore una chiedi quello che non so. Ultimo posto sui mezzi. Sedili in pelle del Bentley. Sedili in pelle del Porsche. No sentimenti nel club, no. La guardo e sono già dentro. Fuori dal suo appartamento. Prima che torni il suo posto. Demoni all'inferno, poggiati sul bancone. Sono deboli all'interno, forgiati da rancore. Rapper fanno foto con addosso banconote. Ma non hanno mosso un grammo, quindi contano in 6 ore. Mi piace quella tipa che muove la colita nella sua villa Ibiza. In 3 perché ha un'amica, vuole farla cocorita. Come corre alla corridami, coccola continua, coccodrillo la mia figlia. Gang fanno bang, sono back from the dead. Sono qui alla Y, ma con David la Chapelle. Sopra Pam, su GQ, sopra Vox. Sono il goth, la mia ex vuole un baby, ma da me corona, mi chiedi quello che non so. Ultimo posto sui mezzi. Sedili in pelle del Bentley. Sedili in pelle del Porsche.
crash. No sentimenti nel club, no. La guardo e sono già dentro, fuori dal suo appartamento, prima che torni il suo boy. Lei è qui nel mio letto, G prendi un netto, G fan e G sono qui che l'aspetto. Giù con il branco, giuro soltanto, V come V per vendetta e l'ho fatto. Allo Chateau Marmont, cioccolato con i funghi, vivo troppo rock, muoio come John Belushi. Rappo e vi lascio, tutti quanti muti, le mie barre sono avanti, tu stai dietro come i detenuti. 1, 2, 3, prova. Giù con gli squat si rassoda. Io con le trazioni, pozioni con la soda. Gruppi che ci prova, ragiona. Il mio cuore è una oh oh. Mi chiedi quello che non so. Ultimo posto sui mezzi. Sedili in pelle del Bentley. Sedili in pelle del Porsche, Porsche. No sentimenti nel club, no. La guardia sono già dentro. Fuori dal suo appartamento. Prima che torni il suo boy. I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil. She a bad little bitch. She a rebel. She put a foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. She the devil. She a bad. Your misery, I put good dick all in my kidneys. This small gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalties. Bitch, I'm in your shit if you suffer me. I'm going to blow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating. Get it. Let's go, baby. Sta sformulando un elicottero sopra Robecchietto per assistere al DJ set. Senti che è ancora sopra. Sarà qualche scericco del Qatar. E siamo i quattro su una Cadillac. 45 fanno pom pom pom. Rockstar come Johnny Cash. Zero chiacchiere, non bla bla bla. Visionario, altro previsioni, yeah. Vado contro le previsioni, yeah. Ho una chance per farli fuori, yeah. Hai malocco nei miei pantaloni, yeah. Siamo in quattro su una Cadillac. 45 fanno pam pam pam. Rockstar come Johnny Cash. Zero chiacchiere, non bla bla bla. Johnny Cash. Previsioni, yeah. Vado contro okay, le previsioni, cash. Yeah. Ho una chance per farli fuori, yeah. La strada lascia cicatrici che rimangono, che poi non si rimarginano. Ricordo sì. Che mi hai detto stai tranquillo, l'hai portato dietro l'angolo. Pam pam pam, massa la morte cavrono, una taglia sulla mia cabeza. Siamo leggende coi bro, siamo Gucci dai piedi alla testa. E siamo in quattro su una Cadillac, che facevamo pratica, ma in pratica in strada giuro ho fatto algebra, affrontato ogni tematica. Ora muovo so di nero, le nevo. Oh,
Chiami 4 su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam. Rockstar come Johnny Cash, te lo chiacchiere non bla bla bla. Visionario, troppe visioni, vado contro le previsioni. Ho una chance per farmi fuori, fumozzato sono in aria, le balla Santa Madonna, che lacrima Lamborghini, veloce vai a ballare. Lacrima Lamborghini, ho capito giusto. Mi racconti le bugie, le menzogne, ma come fai? Complicata questa vita è puttana, vado verso la tequila sopra una puttana. Ti ganciar come Tupac, in quattro su una Cadillac, sai come finirà proprio male. Pistole puntate in una banca, denaro frusciante, mi piace toccare i soldi, spenderli con i miei soci. Questi anche a me mi piace toccare i soldi, anche l'app delle poste. Siamo in quattro su una Cadillac, che è da barboni. 5 fanno pam pam pam. Rockstar come Johnny Cash, te lo chiacchierò. Dai 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 dai, vamonos. Merkel suona. Quando io la vi, vai, siamo su una spiaggia tropicale, sabbia bianca, un mojito in mano, e ce la balliamo. De limón y tequi, yo sé como que se prende el becky. Después que me pongo triple X, porque la shari shari son la del dique. Quiere conquistarme, apagando. Allora, un saluto agli ascoltatori che ci seguono sempre, come Cami da Gallarate, Mari e Luigi e la Steffi. Saluto anche Monica. Che se dico Monica Lab, Merck capisce chi è, perché l'ho nominata così sul mio telefono. Dura, 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 dura. Questo qua è bergamasco, dura, dura, tu sei bergamasco o bresciana? Io? Sì. Bergamasca, bergamasca, dai. Pota. Bergamasca, la signora. Dura, 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 dura. Tengo sueltecita la cintura, pa' bajarte te saca lentura. De nadie me dejo, yo soy vegetariana, pero me como al conejo. Cuidado, porque te vas a envolver. ¿Por qué? Mujeres tienen poder. Cuidado, R.O. sin filtro. El Putty Hall no la dice esta, porque c'è sempre el Putty Hall. Si fuera tipo, la lloviera los billetes. Antes que la nota se me trepe, quiero bailar contigo pa' ver si tú la metes. Plan B, es plan B. Y aquí se la perrea y es plan B. Dime por qué todavía no he subido el challenge. Si cuando tú llegas. La seconda parte del nostro programmino, composta dal DJ Set, fatto live da Merck, come ogni puntata. A volte anche da furato, eh. Se, 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 se. Oh! Out, 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 out. You got $100 bill, get your hands up. Un po' di trick hip hop qui nello studio taverna. Sdraiato a terra, Merck mentre suona, fa le capriole, giravolte. Tanto è immaginazione, no? Vai coi trick, vai coi trick! Che griten los que están presentes. Hoy pa' bailar hasta el presidente. Estoy tan pegado que no salgo de tu mente. Que no pagan mi luna que me bailar no existe pena. Este funky se candela. De aquí nadie va pa' afuera. Esto lo bailan en la favela. Tele suona DJ Marco Acaso. Derecho. É flotiva verde que mexe com a mente. Quem tá presente? As novinhas ali. Este é português. Saluto tutti i miei parenti in Brasile. Che ogni tanto ci ascoltano, eh? E capiscono perché sono italo-brasiliano. Poi la musica è universale. Hey, what's up, what's up? This is Ricky J, radio show. Okay. Grazie Wad! E ci stava Wad, eh? È sul genere questo. Say Wad! Hey.
Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novia, hoy tengo a una, mañana otra. Uno dei dischi più suonati nei club. Si tengo muchas novias. Questi ultimi periodi. Muchas novia, hoy tengo a una, mañana otra. Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP. Ey, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese. Ci facciamo un selfie, dice. No, sono un VIP. Sono un VIP. Giusto, è così la traduzione. Mi piace la Daniela, attenzione. La Patrizia, tutto l'elenco. Le tipe di Merck. Tutte le tipe. Sono tutte da lui, sotto la console. Il nostro playboy preferito, eh. Playboy in console. Cabron! E questo è un insulto, però è leggero. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. DJ Marco a caso a fare un DJ set dovete fare un bonifico di acconto di 20.000 euro. Questo non è Muschio Selvaggio, questo è Ricky J Radio Show, il podcast che suona come un programma radiofonico con DJ Marco a caso, Ricky Rocco Voice e oggi c'è la Meli. Era passaggio disco disco questo, eh? Dai, anche tu Meli. Vai Merck, Merck, senza microfono. Vai, vai, vai. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Attivate il Bluetooth in macchina e ascoltate la puntata, eh. Su Spotify, così ve la ballate. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma. Questa la devo troppo ballare. Se llama si te necesita. Questo disco spacca. Sta solita, ella perrea sola. Puoi entrare anche tu nel mixer delle voci, eh? Se te le faccio registrare un po' e poi entri qui e sei sempre qui con noi. Come ha fatto ad esempio Rossella con questa frase. Questa la devo troppo ballare. Luppata, luppata. Le mami! Tonight, I wanna show you all the finer things in life.
ricordo che potete mandarci un vocale in DM su Instagram, Ricky J trattino basso radio show. Lo mandate in qualsiasi momento della vostra vita e noi lo mandiamo in onda nelle puntate successive. Potete essere anche voi protagonisti, dite, che ne so, sulle mani, viva la vita, dite quello che volete, dite il vostro nome e lo trasmettiamo nelle puntate delle settimane successive. Va bene a tutti gli amici e le amiche, soprattutto di Ricky J Radio Show, che lo potete ascoltare su Radio SP3. Era Vittor Quadrelli, imitatore comico. Lo vedete a Viva Rai 2 con Fiorello. Saluti di Fiorello, ancora non ce li ho, ci sto lavorando, devo andare a Roma per farli. L'altro giorno il mio capo mi fa, non è che c'hai i pezzi da 20, lo giuro, che faccio, no, c'è la canzone se vuoi. Non è uguale. Eh sì, ma sai, boomer. Sciabolata! Per vedere se li attento. Sciabolata! Comunque brevemente vi accenno, lo faremo in altre puntate. Il test de boomer o meno, dovete indicare l'anno di nascita, il social preferito, cosa mangiate nell'armadio, nelle orecchie per muoversi, cosa usate e la città preferita. Analizzando tutti sti dati c'è il profilo se siete boomer, generazione X, generazione Y, generazione Z. Si potrebbe fare. Carina come idea. Sì, sì. Tu sei nata a Meli in che anno? Nel 2004. Ok, tra poco ti dico la tua soluzione. Ultimi minuti, ultimi minuti. Abbiamo quasi raggiunto l'oretta di programma. Come ogni giovedì dalle 21. Nata nel 2004. Allora, social preferito Instagram. Ok, qua da TikTok. L'analisi della tua data di nascita. Da mangiare il poké. Il poké? Sì. Vabbè, sì, mi piace, però io direi sushi. Sushi, cioè. Ok. Alta qualità, ragazzi. Assolutamente, sushi, anch'io basta. Dico sushi, che sono boomer, dico anch'io sushi, lo preferisco alla pizza. Vai, insultatemi in DM, insultatemi sui social, ovunque. Insultate anche me. Semplicemente perché la pizza non la digerisco, invece il sushi. È da bravo boomer. È da bravo boomer, ci vuole il Gaviscon. Tac. Poi nata nel 2004 nell'armadio, felpa hood, non so cosa che sia. Che cazzo vuol dire? È la felpa col cappuccio in generale. No, non la metto. Strana, cioè, strana, la metto poco. Merk con la felpa col cappuccio oggi. Quindi sei generazione Z. Ascolti, se sei nato tra il 97 e il 2012, i BTS. No, so chi sono, ma non fa per me. Ok, sono i paladini del pop coreano. Esatto, esatto. Invece, per spostarti, usi il monopattino. Ma dove? Merk ha usato il monopattino, forse. Apro anche il microfono per rispondere. E è volato, ma ancora un disco due. Merk, città preferita invece della Meli, secondo lo studio qui del Boomer Test, Seul. No, perché ma la città sono dei BTS. Esatto, ma perché sono fissati con la Corea? Beh, no. Merk, un altro disco. Intanto tu dimmi la tua data di nascita, che è 10 anni. Lo sai tu, lo sai. 10 anni prima tu. Di me, io sono nato nel 1987.
Io sono nato nel 1987 e tu sei nato nel 2000. No. Nel 90. 97. Spacco. Nel 97, tra poco l'analisi. Sei uguale a Melissa. Generazione Z. Per un anno sei dentro, sei nella generazione Z. Ti sei salvato. Un centennial. Non sei un millennial. I millennial sono dall'81 al 96. E tu dici? Sono io, 87. Sono un millennial. Generazione X, 65-80. Boomer, 46-64. Sarà un po' antichi, giusto? Sono antichi i boomer. Però io mi sento boomer, ma mi sento anche un po' una generazione Z. Adesso vi faccio vedere un trick. Vai, trick finale, Merck, poi dobbiamo chiudere. Che c'è il tassativo. A Merck piacciono i BTS, quindi, perché è sempre nato nella generazione Z. Mi sta pestando. Se non dirmi di no, na 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 na. Sai com'è dopo lo show, na 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 na. Voglio che posi l'iPhone, na na na. Eccolo l'iPhone. Non ci parliamo da un po', na na na. Scrivimi, scrivimi. Stasera mandami un WhatsAppino. Andare da me, dopo spegnere la luce. Quanto è antica la parola WhatsAppino, nonostante che WhatsApp non abbia tanti anni. WhatsAppino. Adesso è veramente poco usata, Penso che il diavolo abbia messo gli occhi su di Ma voi dite audio, nota vocale o vocale? Non ho tempo audio. Mandami un audio. Sì, mandami un audio. Io invece dico nota vocale. No, da te me lo aspettavo, dai. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. E qui, qui voglio vedere i reperini se ce la fanno. Michi, ma come fa a cantare così veloce? Ma è una cosa impressionante. Assurdo. È unico. Raga, sono veloce, E lui è Merck che sta cantando adesso. Ah, è Merck, abbiamo capito adesso. Come io, oh, yeah. Raga, ieri vi dico una roba. Ero suonato a un raduno ieri. Sì? Allora. Hai cantato. Sì, proprio, come no. Allora sono arrivato. La macchina ha fatto. Hanno accelerato. Sai che le macchine che sono modificate fatto macchine casino. Esposte, tuning. Cioè, oh, di fianco a me c'era, non so, una Porsche era. Ho fatto un baccano della Madonna. Io poi sono passato io con la fiestina. Ma c'ero io, ero. Perché sono girati tutti. Hai dato la tua sgasata? Io? I bang faccio io. Hai dato la tua sgasata? La mia fai bang. Ma si è incendiato qualcuno. Sì. Sì. Ha messo. Non si può dire qui. Fa così, no. Fa. Praticamente questo è il motore. Bravo, quello lì è. Questo è il motore della tua macchina. È il ruggito, sì. È il ruggito un di un leone. Sembra un rutto di un leone, però. Ruggito. Merck, questo ci indica che è finito il DJ set. È la trombetta di Menelik. Non copiare, non copiare, non copiare. Ha suonato per noi DJ Marco a caso. Che è che lo fa? Che è che lo fa questo? Studio Più. Studio Più. Ah, Studio Più. Alle 9.58. Con la trombettina. Graziano Panelli. Però, se no ti metto la nave quando arriva al porto. No, no. Questo è pesante. Nave scuola. Che sono quelle che hanno tanta istruzione. Vale per i maschi. Cretino, ma quella è la nave scuola. Ma basta! Grazie a Meli per essere stata con noi. Hai visto come indico come conduttore di La 7? Vai, vai, metti jingle, mettilo. Vuoi il nostro DJ set? C'è il numero, voce, il telefono tuo, eh? Diretta per il tuo locale, festa privata o altro? Sì, lo contattaci voglio. Al 348-099-9376. Perché hai tolto il tuo vocale, il tuo numero? Non volevi farlo sentire? 9376. Due volte non si è sentito, comunque... Tanto ormai i contatti 348-099-9376. Va bene, vai, scrivete, candidatevi. Se volete apriamo anche appuntamento d'amore. Prima rubrica. Oh, però una volta facciamo una puntata chiamata appuntamento d'amore. Sì, fai tu. E parleremo solo d'amore. Solo di quello parli. Invito un sessuologo o una sessuologa, uno psicologo e parliamo di quello.
Così Freddy no, ma hai fatto un bigliettino così. Vuoi che ti racconto? Ha fatto la serie, Rocco. Ha fatto la serie, sì, è uscita la serie in 7 puntate su Netflix, però non l'ho vista. Io sono tipo alla seconda. Bravo, com'è? Com'è? Allora, fa praticamente lui parte dalle origini, dalla sua infanzia e racconta come è diventato anche lui bambino, quindi poi adolescente, trova un giornalino per terra. Bravissimo. Allora l'hai visto? No, ho visto l'intervista, ho visto l'intervista, trova un giornalino per terra che si intitola come il nome della serie. Super Sex. Dovete mettere le basi, c'è anche voi. E dal giornalino poi nasce la passione. Piano piano scopre, diciamo, il mondo che ha nelle parti dei Paesi Bassi. Paesi Bassi. Finlandia, Olanda. E da lì poi nasce una carriera del più grande pornostar mondiale. Sì, e pensate che sua madre lo voleva prete. Brava, è vero, lo voleva prete. Lo voleva prete, pensate che shock. Lo volevano che studiasse, che diventasse una persona colta. Poi era molto timido, impacciato anche. Mm-hmm. E il sesso l'ho aiutato. Va bene, stavo cercando una base sexy, ma non l'ho trovata. Lo sto mettendo io. Ma non è abbastanza sexy, Merck, hai capito? Io la volevo più sexy. Cioè, tipo questa, non so. Proviamo. È un gioco per chiudere la puntata. Non è abbastanza sexy. No. Cos'è sta roba? È più meditativa. È enfatica questa. Questa è enfatica. Oppure, che ne so, una base tipo questa. Questa qua è triste. Non lo so. Gypsy King sono. No, è solo una solo di chitarra così. Oddio. Grazie. Scende la lacrimuccia. Qua è per il momento. Allora, Merck, Melissa, grazie per essere stati con noi dal profondo del mio cuore. No, fermi, sembra isoradio, sembra. Cioè, scusate. Cioè... Ok. Va bene. Seconda volta che ci siamo isoradio. Ciao a tutti, allora vi metto questa, chi la riconosce per primo, vai! Harry Potter, però mi fa schifo. Porco cane, Harry Potter, alzalo un attimo! C'è anche la pioggia fuori da Hogwarts. Abbiamo finito il tempo. Allora, ho già ringraziato. Seguiteci su Ricky J-Basso Radio Show. Follow. Aiutami a dire follow, Meli. Follow. Tutti insieme, follow. No, follow. Anche sul canale YouTube Ricky J Radio Show TV. Dopo ti faccio iscrivere. Fai iscrivere te a un tuo amico. Oh, ti mando a casa 50 euro. Ah, sì, subito. 50 euro, però stampati. Con la stampante di Gaetano. Freefoot.it e stratazzami.it per la vostra tazza personalizzata. Vai, ho fatto anche la pubblicità. Come quella che abbiamo qui in studio con il logo Ricky J Radio Show. Ciao, sigla finale. No, mi fate ridere, aspetta. Ci vediamo, ciao.